Samuel Stan numero 45, ritorno al girone per il Rosso di Edimburgo, un nuovo sequel forse arrivato nuovamente fuori tempo massimo. Agenti Alfa, bentornati sul canale. Torniamo a parlare di Samuel Stan. Io, come sapete, lo porto sempre con un po' di ritardo perché Samuel esce in un periodo del mese dove mi si vanno a cavallare un po' di uscite, tra cui quella di Giulia, e io non ho sempre la possibilità di fare la recensione praticamente in tempo reale o nei giorni immediatamente successivi. Peraltro Samuel Stern è un fumetto che a volte richiede una seconda lettura. A me non dispiace assolutamente rileggere i fumetti, perché come si riascolta un CD, come si riascolta un album, credo che sia anche molto bello e molto piacevole rileggere uno stesso fumetto, perché sennò i soldi che spendiamo si volatilizzano già dopo una prima lettura e finiscono banalmente in una collezione. Invece è bello ritornarci su, scoprire i particolari e cercare di apprezzare una storia anche da un punto di vista diverso. In questo caso è proprio ciò che è accaduto, perché il numero 45 ritorna al girone. Ad una prima lettura devo dire che non mi aveva convinto, poi vi spiegherò perché. Ma invece, ritornatoci sopra dopo circa una settimana, ho inquadrato meglio questa storia e l'ho collegata in un modo più efficace al suo prequel, che è questo, il numero 8 di un bel po' di anni fa, che si intitolava Il secondo girone. Sì, perché queste due storie sono strettamente collegate, condividono gli stessi protagonisti e ci sono delle evoluzioni senz'altro interessanti. Io ritengo che questo sequel sia purtroppo fuori tempo massimo per tutta una serie di dinamiche legate alle continuity che io, come dico sempre, da lettore di Nathan Never seguo con particolare attenzione, perché credo che comunque la continuity sia un elemento a doppia faccia, cioè ti può portare dei benefici ma ti può affossare nel momento in cui non la gestisci con un sapiente dosaggio degli ingredienti lungo la saga. Fare i sequel dopo un certo limite massimo, secondo me, è buttare via un'idea o comunque farla risultare un po' fuori tempo, farla risultare un po' fuori contesto, soprattutto visto che questo è l'ultimo album prima del ciclo dell'Apocalisse. Ecco, magari sembra proprio un numero buttato lì. D'altronde abbiamo visto che anche la recente trilogia, quella che vi ricordate aveva tutte le copertine bianche con il logo viola, è stata gestita con delle tempistiche discutibili. Almeno questo è il mio strettissimo, personalissimo punto di vista, ad altri probabilmente è piaciuta così. Io, che sono un amante della continuity, invece gradirei che gli elementi venissero seminati piano piano lungo gli albi della lunga saga, perché poi buttare lì un sequel dopo tanti anni con personaggi che non ci ricordiamo, con personaggi che in qualche modo avevano costituito la base, la radice di questa storia e che non tutti possono tornare a rileggere, perché c'è gente che ha venduto la collezione, perché c'è gente che magari è salita a bordo solo di recente, è un grosso peccato, perché non si può apprezzare nella completezza questo tipo di opera. Fra l'altro, nel numero precedente era chiaro che tutto non era stato raccontato e quindi far passare così tanto tempo tra un albo all'altro, secondo me, è stato eccessivo. Io mi ricordo sempre, posso fare un'analogia ad esempio, con un album molto bello di Nathan Never che si intitolava Thor 14, se non sbaglio scritto da Ruyu, e il suo seguito è avvenuto effettivamente un po' di anni dopo, però la fine di Thor 14 era qualcosa di ben definito, non ti dava la sensazione di dover ancora approfondire lati particolari del personaggio, per cui un sequel, una ripresa del personaggio, anni dopo, dal mio punto di vista, ha avuto particolarmente senso, cosa che secondo me non ha avuto questa, però tutto sommato la storia l'ho reputata più che positiva. Quindi dopo tutto questo preambolo andiamo un pochino ai crediti. Copertina come sempre di Piccioni, di Vincenzo e Tanzillo, poi abbiamo alla sceneggiatura Guglielmino e ai disegni abbiamo Stefano Manieri, e devo dire che il lavoro è stato più che buono. Allora, qui abbiamo Padre Duncan e Samuel Stern che devono tornare, ecco, su un caso, diciamo, di qualche anno prima. Sono stati chiamati perché presso il secondo girone, che è una sorta di casa di appuntamenti dove coloro che vendono il loro corpo comunque sono persone
un po' particolari, con dei difetti fisici, con anche delle mutazioni, devono affrontare la gravidanza di una delle due ex gemelle siamesi che lavorano all'interno di questa struttura. Una delle due era praticamente morta alla fine del numero 8 e l'ombra che viveva dentro di lei si era trasferita all'interno della sorella sopravvissuta, ma questa sorella sopravvissuta in realtà sta aspettando un bambino con tutte le conseguenze del caso. Nel frattempo un altro protagonista del numero 8 praticamente si rifà una vita, gli viene rifatta una plastica facciale, pensa di essere praticamente il padre di questo bambino e allora si innescono delle dinamiche sia dal punto di vista della possessione che dal punto di vista della relazione fra questi due giovani che amplificheranno di molto la complessità di questo albo. Samuel Stern comunque riuscirà a intervenire in modo efficace, ma qui ci sono degli equilibri molto sottili, perché la giovane donna incinta in realtà riesce a portare la gravidanza proprio grazie a questo demone, a questa ombra che vive dentro di lei e che comunque le dà la sussistenza per mantenere in vita il suo corpo. È una cosa un po' particolare, perché poi si scoprirà che questa ombra in qualche modo rivendica il suo ruolo di madre per questa bambina. Quindi poi quando questa bambina nascerà, crescerà molto velocemente e svilupperà in apparenza anche delle situazioni particolari, delle doti che Samuel Stern pare recepire, ecco lì poi probabilmente si apriranno degli altri capitoli. Non vi racconto di più, però è bello ritornare in un'atmosfera del primo Samuel Stern con personaggi che conosciamo, ma secondo me è un sequel fuori tempo massimo, perché noi lo ritroviamo a questo punto della saga proprio come un pesce fuor d'acqua dal mio punto di vista. Ne veniamo appunto da quella trilogia non gestita benissimo, secondo me, dal punto di vista della distanza delle uscite tra di loro, e abbiamo un numero che è un sequel di un qualcosa uscito circa 3 anni fa alle porte di un apocalisse. Infatti in questo album non viene citato assolutamente nulla di quello che succederà dal prossimo numero in poi. Non lo so, io non mi sento di vedere questa mia chiacchierata come una vera critica alla Bugs. Dico semplicemente che quello che percepisco a volte è uno scenario un po' confuso. E non confuso perché non capisco gli elementi della serie, confuso proprio nella gestione delle uscite. Cioè, secondo me la tipologia di storie per come stanno uscendo, no? Proprio la successione di quello che ci viene raccontato, a volte mi sembra un po' che sia fuorviante, che ci siano un po' delle storie tappabuchi che vengono messe lì un pochino a caso, senza necessariamente, cioè non a caso, veramente, credetemi, non è uno sminuire la Bugs, però volevo dire senza un ordine funzionale a quella che è la continuity generale. Mi sono espresso malissimo, ma il concetto ultimo era questo qua. Questa storia comunque devo dire che è piacevole, la consiglio, e se avete tempo di darvi una ripassata al numero 8 è ancora meglio, perché potete proprio apprezzare nella sua globalità cosa è successo in questa mini saga, anche se sono solo 2 albi, chissà che magari poi qualche personaggio tornerà, ma secondo me qualcosa in futuro avremo. E i disegni sono molto suggestivi, molto adatti a questo tipo di atmosfere. Devo dire che però, come sapete, io ho la fissa dei dettagli e ho trovato un Samuel Stern, vedete qui, che non sembra neanche lui, sembra molto giovane, viso spigoloso, barba spigolosa, pochi dettagli, a volte un viso dal mio punto di vista non grottesco, ma che comunque mi ricorda un personaggio diverso, non mi ricorda tanto Samuel Stern. Però poi tutte le ambientazioni sono assolutamente bellissime, disegni di alto livello, bellissime anche queste tavole con lo sfondo nero, senza bordo. E insomma, tutto sommato, in Samuel Stern sappiamo che si sperimenta, guardate qui, tantissima roba dal punto di vista del comparto grafico, nulla lasciato al caso, molto molto bella, tanti contrasti forti, probabilmente per creare l'atmosfera, ma guardate qua che tavole, un film praticamente per certi aspetti, però non dal dettaglio così realistico, quindi atmosfere ottime, ma visi, come vi faccio vedere anche qui,
Cran io qui non lo riconosco, sembra molto più giovane, sembra un, non lo so, dettagli diversi rispetto al poliziotto duro e tutto di un pezzo, anche graficamente, che siamo abituati a guardare e a conoscere. Comunque, diciamo che questo forse è un albo così, cuscinetto, prima di avventurarci in questa lunga saga, che se non sbaglio durerà 12 o 14 numeri, non mi ricordo bene, mi sembra 12, lo dice anche l'editoriale, ma me lo sono scordato, e quindi ecco, prendiamola per quella che è, i lettori fedeli di Samuel Stern ritroveranno personaggi che conoscono, la storia è assolutamente piacevole, anche se, ecco, diciamo questo, ho trovato un po' ridondante questa serie in molti passaggi. Secondo me la caratterizzazione di alcuni personaggi come il professore mezzo matto, non mezzo matto, ma genialoide, un po' folle, nelle sue espressioni sia verbali che visive, l'ho trovato un po' ridondante. Ho trovato qualche scazzottata di troppo per i miei gusti, tutto un po' eccessivo. E poi, come sempre, abbiamo il demone, l'ombra. Mi piacerebbe rivedere Samuel Stern anche un po' su altri ambiti. Se non sbaglio c'era stato un numero, ora non mi ricordo esattamente, potrei dire una castroneria, ma c'era il numero 10 che a me era piaciuto particolarmente perché parlava di tutt'altro. Comunque, la storia è assolutamente piacevole, a chi piace l'horror è senz'altro un albo che consiglio. Chiaramente non c'è lo splatter esagerato che magari molti amano, però è una storia che sta in piedi e appunto conclude questo mini trama che era stata aperta 3 anni fa. Aspettiamoci quindi questa apocalisse, questa rivoluzione nel mondo di Samuel Stern, tutte queste trame che dovrebbero essere chiuse, a detta degli autori, questi 12 albi perfettamente leggibili singolarmente, ma concatenati al dettaglio in tutta la loro interezza, appunto durerà un anno, quindi ne avremo di tempo da aspettare prima di sapere dove andremo a parare. Però ecco, mi affascina l'idea che siamo un po' alla resa dei conti e secondo me, anche per quanto riguarda la vita del personaggio, credo che dopo questi 12 numeri si farà veramente un bilancio su come stanno andando le cose, un po' da tutti i punti di vista, sia delle vendite che del gradimento, che dell'atmosfera in generale che esternano i fan e i lettori. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e buon Samuel Stern!